Salve amiche ed amici carissimi, siamo arrivati alla fine di luglio e ormai l'estate bollente è entrata nella sua fase, come dire, più rovente. Foggia è sempre stata una città calda da impazzire, un caldo insopportabile, ma questa è la particolarità, come dire, africana di questo territorio, che spingeva Ungaretti, come ho scritto in un mio editoriale, a dire qui si trova il sole belva. E la città la attraversa con molta serenità, con molta tranquillità, consapevole che questo è il suo habitat, un habitat nel quale si consuma anche l'esperienza di una rinascita, soprattutto dopo le tristi vicende che accompagnarono gli eventi bellici sulla città di Foggia proprio nel mese di luglio. Io non ero nato, ma comunque la storia ci racconta che furono giorni molto tragici, con migliaia di morti, una città distrutta, messa in ginocchio. Quella città ebbe la forza comunque di reagire, di rinascere, grazie ai foggiani, a tutti gli abitanti della città di Foggia. E gradualmente, progressivamente, questa città poi si è allargata sino a diventare una città importantissima nel Mezzogiorno d'Italia. Il capoluogo della terza provincia d'Italia per estensione territoriale, una città feconda dove la cultura contadina guardava la crescita delle prime industrie, dalla cartiera e tante altre cose. Perché vi voglio far riflettere su questi aspetti, come dire, storici? Perché oggi la città di Foggia va misurando con la nuova amministrazione la sua capacità di sperare, di poter crescere, di poter ripartire. Ne ho parlato, come dire, a punta secca, ne ho scritto a punta secca, chiaramente non è che siano molto gradite alcune mie riflessioni per il palazzo, però io devo guardare fuori dal palazzo, quello che dice la gente, quello che pensa la gente tra le strade, non nei social o sui giornali. L'unica statistica che prende e che raccoglie il senso di comunità è quella del cuore. Quello che pensa la gente. Certo, occorre pazienza, occorre avere molta pazienza perché è un'amministrazione nuova che ha ereditato una situazione molto complicata, non sul versante economico, anche se c'era il dissesto, perché comunque i soldi ci sono, ce ne sono anche parecchi, quindi è opportuno che vadano spesi, perché è un'amministrazione che non spende i soldi. È un'amministrazione che non sa governare, quindi speriamo che questa amministrazione sappia ben spendere il denaro che ha trovato nelle casse comunali. Vi dicevo che serve pazienza perché senza pazienza non si fa nulla, la pazienza è come dire, è un elemento fondamentale di chi pratica di politica, sarebbe opera di perfezione, secondo San Francesco, come ci ricorda nei suoi fioretti. E invece c'è un po' di impazienza a volte, una forma di non tolleranza della critica. E questo non è un bel sentire, un bel vedere, perché per impazienza, dice Kafka, siamo stati cacciati dal paradiso, per impazienza non riusciamo a rientrarvi. Quindi calma e gesso, chi governa ha il dovere di saper ascoltare, non si deve spazientire perché viene anche profumatamente pagato dalla comunità per fare quello che fa o che dovrebbe fare ogni giorno. Guardate, governare una città è sicuramente una roba non da poco, una roba difficile.
non sarei leale se mascherassi questo aspetto che è chiaro come il sole, però per governare bene bisogna avere comunque del carattere. L'arte di governare anzi richiede forse più carattere che intelligenza, perché se non hai carattere, ed è importante testare il carattere di una persona, di un governante. Se uno ha un brutto carattere, non va bene. Se uno ha un buon carattere, può anche andare bene. Ecco, e allora perché vi ho voluto dire questa cosa? Vi ho voluto dire questa cosa perché per governare, o meglio, se per governare serve sicuramente un buon carattere, bisogna ascoltare molto e parlare poco, perché per governare uno Stato, una realtà, una comunità, la cosa più importante è prestare orecchio. Non è la forza della durata sentimentale di un selfie che può regalare tranquillità, serenità e prospettiva ad una comunità. Lo dico perché mi fermano, mi scrivono molti nostri telespettatori e ho verificato che molte doglianze ci sono ancora sulle periferie. Si era fatto un gran parlare, e non si è fatto granché ancora, vediamo. Il quartiere Ferrovia, dove si mandano i vigili, ma mandare i vigili non serve a nulla, serve un'idea, un progetto per il quartiere Ferrovia, il centro storico che è diventato un Louvre, tutte le attività commerciali di Via Arpi sono chiuse, nel senso che questo luogo storico di Foggia si è svuotato. E allora cosa bisogna fare? Cosa dovrebbe fare chi è al governo? Interrogarsi su questi temi, parlarne magari nel Consiglio Comunale, che non mi pare poi sia tenuto in grande considerazione, viene visto un po' come un luogo dove si ratificano le cose. Invece vorremmo sentire il Consiglio Comunale discutere, parlare, confrontarsi, misurarsi di questa cosa. D'altro canto il Consiglio Comunale è il Parlamento della città, è il Parlamento della città, è lo specchio della democrazia della comunità, ed è lì che deve nascere, attraverso il confronto anche il più aspro, una nuova idea di città. Vi ho parlato di Foggia e voglio dirvi, parlando di Foggia, a proposito del carattere necessario per ben governare, di quello che può essere il destino domani della città. Sono 8 mesi, 9 mesi che c'è un nuovo governo, probabilmente andrebbe fatto un primo check-up, che non vuol dire fare i conti della serva, vuol dire solo vedere, rispetto a quello che era stato scritto, cosa è stato fatto, cosa bisogna fare, se delle cose sono state sbagliate. Non voglio porre l'accento su alcune cose andate in scena che sono state di una semplicioneria paesana, come questa venuta a Foggia di alcuni personaggi dello spettacolo che hanno raccolto un centinaio di persone. Ecco, vedete, quello che chiamiamo il nostro destino è in realtà il nostro carattere. E il carattere si può cambiare. Anais Nin lo scrive nel suo diario. Quindi noi l'invito che in punta di piedi ci permettiamo di fare a chi è nel palazzo è di moderare il carattere, capire che quando si governa bisogna stare molto sul versante dell'umiltà e della pazienza e non su quella del comando, perché il comando non è il migliore degli specchi per il governo. Bisogna riaprire la comunità,
mettere la comunità nella condizione di capire, percepire, intercettare il sentimento del cambiamento. Su queste cose noi apriremo gli occhi, anche se andremo un po' in vacanza, vi assicuro che comunque continueremo a governare, ci sarà una guardiania, come dire, incredibile durante questo periodo, perché Attilio De Matteis sarà tutti i giorni comunque ad osservare le dinamiche del villaggio. Dunque, come ci lasciamo? Intanto buone vacanze anche a voi, però volevo anche darvi una semplice lettura di quello che può essere il miglior viatico che vi può attendere in queste situazioni. Quando vi dicevo bisogna parlare poco e agire molto, lo dicevo semplicemente perché mi capita di leggere su Facebook e sui canali social tutta una serie di riflessioni che ruotano intorno alle parole, i fatti, le realizzazioni, quelle che oculis si vedono, sono invece la migliore risposta, sono la migliore delle forme di riscontro politico. Noi speriamo, ci auguriamo, siamo certi che le forze politiche debbano alzare la soglia di attenzione, perché quello che la comunità ottiene da un governo comunale è quello che le forze politiche di governo avevano contrattualmente deciso di fare. Se le cose non combaciano, evidentemente qualcosa non funziona, e quando le cose non funzionano si possono anche correggere, non è detto che si debba andare a casa, anche se questa è un'altra delle opzioni che la politica sempre mette nel conto. Bisogna quindi aprirsi, l'intelligente modo di stare sulle poltrone è quello di istruirsi sempre e di non istruire gli altri, anche perché i foggiani hanno già fatto tanti anni di scuola, anche non delle migliori. Buone vacanze, ci rivediamo molto presto, pochi giorni giusto per riprendere fiato. Un abbraccio.